È qui che sono stati costruiti tutti gli ultimi successi della Nazionale Olimpica. Attivo dal 2007, il Centro Tecnico Federale di Cantalupa ospita i raduni delle Frecce Azzurre e, dal 2013, anche i giovani atleti della Scuola Federale Fitarco. Campo all'aperto l'estate, linea di tiro a 70 metri al chiuso per l'inverno, spogliatoi, palestra, sala per la fisioterapia, per lo psicologo e per lo staff tecnico, officina per la messa a punto degli archi. La federazione in questo luogo a pochi chilometri da Pinerolo mette a disposizione degli azzurri tutto il necessario per i raduni in preparazione dei maggiori eventi internazionali. Al fianco dei big azzurri ci sono anche i giovani della scuola federale, dove si coltivano i talenti di domani. Qui lavorano gli azzurrini più meritevoli che, dopo gli impegni scolastici, si allenano giornalmente con lo staff della nazionale. Dal centro tecnico sono partiti i successi di Londra 2012, le medaglie europee e mondiali, le Olimpiadi di Rio, le vittorie ai giochi europei e adesso il percorso che porterà l'Italia a Tokyo. Questo è il nostro centro federale, dove tutti i ragazzi, abbiamo la scuola federale qui a Cantalupa, abbiamo il centro dove si allenano tutti i ragazzi, abbiamo la possibilità di tirare in inverno a 70 metri al chiuso, quindi rappresenta il posto in cui si allena la nazionale e sta in ritiro di diciamo circa 15 giorni al mese, ogni mese. Abbiamo ragazzi che vivono qua a Cantalupa perennemente. Qui i ragazzi si trovano a casa, sono anche, credo, il posto migliore per poter iniziare di nuovo l'avventura, speriamo, per le Olimpiadi. Beh, praticamente è il campo di casa, diciamo, abitando qui mi alleno al centro federale grazie alla federazione che mi permette di farlo. 8 alle 3 lontano. Quanto è difficile? Difficile non è, sicuramente impegnativo, perché le cose da fare, da far funzionare sono tante, ci vuole impegno, ci vuole tempo, perché sono anche tante piccole cose. Per far funzionare tutti i ragazzi sono tanti, sono bravi, meritano tanta attenzione e questa attenzione ci vuole, quindi è un impegno che qualcuno doveva fare e sono orgoglioso che la Fitarco abbia chiesto a me di occuparmi di questa parte logistica. Da molti anni abbiamo il Centro Tecnico Federale a Cantalupa e ovviamente con gli anni è cresciuto anche in struttura, in attrezzature. Poter lavorare qui sia d'inverno che d'estate in condizioni comunque sempre accessibili ha consentito un grande lavoro. Ad ogni raduno tutto lo staff parla con ogni singolo atleta e ogni singolo atleta ha la possibilità di sentire che c'è un bel gruppo di persone tutte competenti che lavorano per lui. Io ho la funzione di riportare le problematiche di ogni singolo atleta nel contesto federale, che possa essere una maglia di cui non gli va bene, possa essere qualsiasi altra cosa di cui ha bisogno. E quindi lo staff tecnico è assolutamente essenziale. Nove decimissimo a luna. Siccome allenatori non è che nascono, lo si diventano, uguale come genitore, avendo tre figlie e che mi hanno insegnato la pazienza e ripeto le cose, quelle che sto facendo anche con i miei allievi. L'unica cosa che non sono chioccia per niente, anche le ragazze sanno che quando da lavorare io le castigo e le metto da lavorare.
invece su linee di tiro durante le gare, siccome lo so come era prima anche per me, perciò io do il sostegno sia morale, sia psicologico, sia tecnico, perché questa poi alla fine serve agli atleti di avere un consiglio in più di quelle produttive che servono lì pronti nell'uso per tirare quella freccia bene o quella freccia che non è andata bene, e allora cambiare un attimo strategia. Sto cercando di insegnare alle ragazze di essere più precisi sia nella tecnica sia nel materiale, sia anche catalogare proprio le strategie che stiamo provando per far sì che diventino un pochino più consapevoli nel frattempo che cosa stanno facendo. Perché ti ho detto che stamattina dobbiamo modificare un attimo la tua sequenza per far sì che mettiamo questi controlli nuovi dentro quella sequenza, ok? Ecco, questo è che devi fare adesso. Vai, prova ancora. Prova a dare di più ancora come energia costante da una parte e anche dall'altra parte. Guarda quelli che ce l'hanno loro. La possibilità è che abbiamo le ragazze giovani che possono solo crescere. L'unica cosa che le insegno è di togliere il freno a mano e tenere la testa bassa per andare avanti, più avanti possibile. Ecco, direi che costruiamo le ragazze abbastanza consapevoli pur nonostante che sono giovani. Ecco. Abbiamo solamente crescere, come i fiori, noi diamo un pochino sia concime con le fruste, sia acqua, sia un pochino di state buone, ecco, con tutte le maniere per far sì che diventino sia grandi, sia consapevoli, sia anche indipendenti lì sulle linee di tiro per essere in grado di anche cambiare la strategia o sopportare la difficoltà o magari di essere flessibile di usare le condizioni sfavorevoli al loro vantaggio cercando di punti forti lo stesso, ecco. Stiamo lavorando in diversi punti, con diversi punti per far sì che diventino atleta da tutte le parti fatto bene, ecco. La scuola funziona, la scuola è una scuola di vita anche, sicuramente di vita sportiva, con difficoltà i ragazzi si adattano perché con molta facilità pensano di andare in un mondo che è piacevole, si tira, si gioisce tutti insieme, però poi si rendono conto che la realtà è diversa, bisogna essere portati, bisogna avere la testa. E si inizia a capire che cos'è lo sport. Tanto è vero che già in qualcuno è nata già l'idea di proseguire poi un futuro nel mondo sportivo oltre il fare atleta. Quindi anche questa è una vittoria. Abbiamo lavorato sui ragazzi per farli maturare, per farli conoscere, per gestire una gara, cosa importante. Perché purtroppo spesso e volentieri non crescono sotto questo aspetto. Non sono capaci di andare su una linea di tiro e gestire la prestazione. Sono sempre fin troppo accompagnati, tanto è vero che noi tecnici che siamo qua, sia dei senior, sia del giovanile, durante la prestazione, durante la gara, siamo stati lontani. Lontani perché devono sapere cosa fare nei momenti di difficoltà, essere capaci a intervenire, riprendere quella che è la gestione di un tiro che viene allenato tutti i giorni, quindi conosciuto. 9 basso vicino. Vai sinistra. Vai Mauro, 54. Qui nella scuola poi non abbiamo soltanto il lavoro che è prettamente d'atleta nel nostro settore arcieristico. I ragazzi devono affrontare un doppio percorso, il percorso della scuola, che è una cosa molto importante, a cui ho visto che la federazione tiene a indirizzare questi ragazzi e dargli il giusto supporto.
e quindi su due fronti si impegnano, sia nello studio, nella scuola e su quello sportivo. Ovviamente questo comporta che si devono alzare molto presto per andare via dal centro federale, quindi raggiungere l'istituto, prepararsi, studiare, affrontare esami e nello stesso tempo rientrare, mangiare, trovare poi il tempo giusto per allenarsi, per studiare la sera, essere pronti il giorno dopo. E lavorano su due fronti, perché se la federazione giustamente poi chiede un risultato per quello che è l'impegno agonistico, a casa i genitori chiedono anche una risposta per quello che è il discorso dell'istruzione, cosa che è importante per il futuro. Ma devo dire una cosa, che comunque questi ragazzi escono maturi, perché non affrontano soltanto un discorso di scuola e sportivo, si uniscono questi due lavori, quindi escono più maturi, più capaci. Vivo nel centro federale dal 2014, quando ho iniziato da piccolissima il progetto della scuola federale, e quindi questa qua è un po' come la mia seconda casa. Ovviamente dal gesto tecnico si capisce che l'arciere deve essere quanto più stabile possibile, e appunto, come detto precedentemente, il core stability ne fa da padrone, associato alla propriocezione, che è la percezione del proprio corpo nello spazio, e all'equilibrio. Queste modalità di esercitazioni sono all'ordine del giorno, sarebbero l'ABC. In più, in vari periodi di preparazione, più lontani dalla gara, sviluppiamo una forza specifica, un pochettino più selettiva, nel particolare la forza resistente, perché muscolarmente l'atleta deve riuscire durante la gara a compiere il gesto tecnico più e più volte, senza arrivare a quella che è una stanchezza fisica che potrebbe influire sulla prestazione finale. Quindi core stability, propriocezione ed equilibrio, e potenziamento della muscolatura più coinvolta, quindi nello specifico parte alta del dorso delle spalle, cercando appunto una forza specifica che è la forza resistente. Anche i ragazzi del centro federale svolgono un'attività fisica di questo tipo. Per arcieri che non hanno come obiettivo ovviamente l'alto livello, bisogna trovare l'equilibrio giusto tra i vari tipi di esercitazione. Si prediligono ovviamente carichi bassi, più esercizi a corpo libero e più ovviamente core stability. Perché? Perché ovviamente non hanno il tempo, lo stesso tempo, le stesse attrezzature che hanno i nostri atleti professionisti, e quindi prediligere più un core stability, un esercizio di propriocezione, un esercizio di forza sviluppato più a carico naturale, rispetto ovviamente a utilizzare macchinari e attrezzature un pochino più complesse. Comunque sia, per loro l'esercizio migliore è sempre il tiro. A 360 gradi bisogna associare gli esercizi fisici a quello che è il tiro, quindi il gesto tecnico. Lavoro con loro oramai da diversi anni. Sono 20, con esattezza sono 20. Insieme a loro ne abbiamo fatte tante, tra mondiali, europei e olimpiadi. Quella di Rio è stata la mia quinta olimpiade.
e ci vediamo qui appunto a Cantalupa durante questi collegiali. Io vengo alcuni giorni, non so qui tutto il periodo del collegiale, perché comunque sia faccio più una sorta di monitoraggio. Tiro l'arco è uno sport dove c'è la ripetitività del gesto tecnico, anzi proprio la precisione completa in questo, quindi è più dato da un'usura, da una sollecitazione eccessiva dei tendini, i tendini specialmente della spalla, della cuffia, i rotatori, i flessori delle dita. Basta vedere il gesto del rilascio, dove uno capisce che entrambe le spalle, una in spinta, una in trazione, nel ripetere più volte il gesto porta a un'inevitabile usura di questi tendini, così come i flessori dell'arco della mano, della corda della mano. Inoltre anche la colonna, la posizione, cercare di rimanere fermi in asse, porta inevitabilmente alla cervicale e anche alla parte lombare un sovraccarico di tensione. Poi immaginate tutte le frecce che loro tirano in allenamento, ma durante la gara magari quella freccia, una singola freccia vale 10 dell'allenamento, perché è inevitabile, c'è più tensione, più ricerca della precisione. Quindi il mio lavoro è cercare di prevenire l'insorgenza di queste patologie con trattamenti sia manuali, che quindi massaggio, un po' di osteopatia, e macchinari, laser, terapia. Si cerca di sfiammare, di prevenire, cioè togliere contratture e eventualmente anche non arrivare a fare una vera infiammazione di questi tendini. Ma la prevenzione principale non è altro che un buon allenamento fisico. Quindi lavorando in equipe con il preparatore atletico si cerca il potenziamento da fare, la mobilità articolare, lo stretching è quello. Poi si fa un lavoro specifico, perché logicamente anche se il gesto tecnico è lo stesso, però il fisico di un ragazzo e una ragazza da atleta a atleta cambia, e quindi si fanno dei lavori anche mirati rispetto al singolo atleta. Qui al centro, quando facciamo i raduni, logicamente faccio anche una sorta di monitoraggio, controllo la postura degli atleti, perché come dicevamo prima è importante cercare di prevenire i problemi, perché una volta venuti poi curarli è più dura. Io ho un passato da atleta per la federazione e per l'aeronautica militare, gruppo sportivo che mi sostiene ancora. Il mio passaggio è avvenuto quest'anno, quindi è fresco, è una cosa giovane. E giovane probabilmente vuole anche essere un po' il mio approccio a questa disciplina. Io chiaramente sono cresciuto nella federazione che proprio quest'anno mi ha dato fiducia, chiedendomi di venire proprio a supportare le ragazze per cercare questa importantissima qualifica olimpica. Una ragazza l'abbiamo qualificata, adesso vediamo se riusciamo a completare la squadra. Le ragazze sono in parte giovani, abbiamo anche dentro elementi di esperienza che sono assolutamente importanti anche nei momenti che contano. Abbiamo il supporto dei gruppi militari, che è una cosa importante, fra aeronautica e polizia. E poi anche la federazione sta cercando di fare il massimo. E quindi io credo nel fatto che queste ragazze possano fare bene e portarci in alto. È un po' come accordare gli strumenti, dai, mettiamola così. Queste viti che io vado a chiudere subiscono delle vibrazioni ad ogni chiusura dell'arco, quindi siccome i ragazzi lo fanno anche 300 volte al giorno, bisogna essere sicuri che sia tutto ben calibrato e stretto, altrimenti rischiamo che continui a modificarsi qualcosa, no? E visto che è un lavoro di millimetri, è utile metterci un bel po' di attenzione. Io Marco X.
linea di massima io sono sempre positivo, ma sono positivo per natura, no? Insomma, ho avuto la fortuna, come hai accennato tu, di aver avuto un passato vissuto sui campi di gara. E ammetto che è difficile, è una prova difficile, pesante, dura, e perché le nazioni da battere sono tante. Indubbiamente qualche anno fa le nazioni erano, non dico la metà, ma quasi, ora ce ne sono veramente tante e la concorrenza c'è. Le aspettative, più che le aspettative di risultato, secondo me ci sono le aspettative per fare un buon lavoro. Facendo un buon lavoro sicuramente un buon risultato ci sarà, per cui mi sbilancio, sì, dai, le aspettative sono buone, il posto ce lo prendiamo, dai, via, perché se non partiamo almeno con un po' di brio, con un po' di che ci crediamo, dai, sì, il posto ci sarà.